anche qui ci sono vari fatti provvidenziali che sono accaduti, che hanno portato al suo arresto. E, raccontalo pure. Lo racconto anche se lo ha raccontato anche molto bene Angelo Picariello nei suoi articoli, perché con Angelo Picariello poi siamo andati a trovare l'onorevole De Mita, ma poi magari rientreremo un po' su questa parentesi. Antonino Fosso chi è stato? Cioè, è stato uno dei più sanguinari brigatisti che la storia ha avuto sostanzialmente di questa tragica esperienza. Quindi il fatto di cronaca si riferisce alla rapina in via Prati di Papa a Roma. Esatto. E lui fu riconosciuto perché ci fu una persona, un civile dal palazzo, fece una foto e anche esatto. Se era tutto sfocato, i carabinieri sono riusciti a pulire questa immagine e hanno riconosciuto che era stato proprio lui a sparare nel corso di questa. Ricordo come se fosse ieri proprio quella mattinata tragica, perché eravamo in ufficio, a un certo punto arriva la notizia di questo eccidio a poca distanza dal nostro ufficio, e chiaramente si creò subito una certa agitazione tipica di una struttura militare, no? E ci attivammo immediatamente e per fortuna il caso ha voluto che questo appunto cittadino abbia mandato questo filmato, l'abbiamo subito analizzato e riconosciuto tra i vari partecipanti fosse Antonino. Ora veniamo al fatto che mi riguarda in prima persona. Io incontravo mia madre, siamo praticamente nel 1988. La rapina è dell'87. La rapina è dell'87. E invece tu all'inizio dell'88 andavi a trovare tua mamma nei pressi di Santa Maria Maggiore. Esattamente, casa di mia zia che era in prossimità di via Carlo Alberto, vicino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. E per cui chiaramente non potevo andare a trovare mia madre a casa, perché sarebbe stato un facile obiettivo, e quindi ci incontravamo una volta da mia zia, una volta da Sor Teresilla, altre volte nello scolasticato degli Oblati, per cui erano sempre incontri così un po' protetti, no? Ora io ero con un altro amico sempre dell'anticrimine, Tromba, gli dissi: guarda, vediamoci fra una mezz'oretta a Santa Maria Maggiore. Lui si fece una passeggiata, perché stavamo in macchina insieme, ecco, era questo il motivo. Quando esco da questo incontro, attraverso la strada, via Carlo Alberto, mi dirigo verso Santa Maria Maggiore, perché io ne approfitto, entro a fare una preghiera, era questo l'intento, l'obiettivo. Inspiegabilmente, avete presente, non so per chi conosce bene Roma, dove è l'istituto Russicum. Inspiegabilmente, via Carlo Alberto, diretto la Basilica, volto a destra, in via Carlo Cattaneo. Marciapiede destro, faccio pochi metri e mi ritrovo faccia a faccia con Fosso. A piedi, no? Tutte e due a piedi. A piedi. In prossimità, all'altezza del portone del Russicum, che chiaramente era chiuso. Infatti ho guardato il portone, speriamo che sia aperto, invece era chiuso, dentro magari. Lui mi guarda, io lo guardo, io sempre molto lucido, molto calmo, molto freddo. Lui si tira giù la lampo del giubbotto, vedo la pistola, io vi racconto i fatti, poi l'interpretazione date da voi. Vedo la pistola, la beretta 92 che aveva sottratto a uno dei poliziotti uccisi. A un certo punto dico: cosa faccio? Devio, mentre devio, ero a 6-7 metri da lui, mentre devio per attraversare la strada, quindi andare in direzione del Russicum, arriva un furgone portavalori, è la mia salvezza, che parcheggia sul marciapiede. Io chiaramente, facendomi scudo da questo furgone, aggiro l'ostacolo e vado verso via Carlo Alberto. Raggiunta via Carlo Alberto, poi scendono le guardie giurate dal furgone. Sì, sono scese le guardie, quindi Fosso ha desistito, non poteva spararmi, perché chiaramente si sarebbe stato conflitto a fuoco con le guardie giurate, i portavalori che andavano da una banca lì vicino, no? Quindi lui non poteva a quel punto più spararmi.
Io raggiungo via Carlo Alberto, lì un altro miracolo, perché poco più avanti, girando a destra verso la Basilica, c'è ancora lì, sta ancora lì la fermata dell'autobus. All'epoca era la linea 4 che portava i Parioli. Con l'autobus fermo, con le porte aperte, perché le stava quasi per chiudere, faccio uno scatto, lui mi corre dietro, salgo sull'autobus, un film, come dice Angelo Picariello, si chiudono le porte e l'autobus riparte. Fosso rimane lì, con le mani in mano, perché a pochi metri dall'autobus, quindi a pochi metri, quindi parte quest'autobus. Ora, durante il tragitto diciamo da quella fermata alla stazione Termini, sono pochi metri, per fortuna non c'era traffico, quindi l'autobus è andato avanti liberamente, perché lui correva, cioè inseguiva l'autobus, insomma, non voleva sparare, insomma, questa era la verità. Io lo guardavo dalla piattaforma, dico vabbè, speriamo che quest'autobus accelera. In effetti fu così, appena arrivò a Termini ho scesi immediatamente per andare incontro a Fosso, quindi ribaltare la logica, cioè quindi capire come agganciarlo a distanza, ovviamente, no? Nel frattempo, all'epoca non esistevano i cellulari, quindi nel frattempo chiamai la sezione dove c'era Nero, che è lì seduto, e accorsero immediatamente tutti dalla sezione, i presenti, perché era tardo pomeriggio, quindi molti stavano già a casa, era un giorno quasi di libera uscita, diciamo, no? Era un giorno di relax, e accorsero per cominciare a cercare con la nostra squadra Fosso, del quale non si ebbero più tracce. E ci rinchiudemmo in sessione fino a tarda ora, se non era la mezzanotte forse era anche l'una di notte, per ricostruire questa cosa. Perché? Perché Fosso, noi eravamo certi che era in Francia, noi avevamo la certezza che lui era in Francia, era rifugiato in Francia. Quindi l'ipotesi che facemmo, se sta qui deve fare un attentato. La mattina dopo, ed è qui il secondo miracolo, colonnello Di Petrillo insieme al maggiore Cataldi escono di casa per venire in sezione. Abitavano vicino a casa di De Mita, che era vicino a Piazza Navigatori. Che era vicino a Piazza Navigatori, esattamente. E a quel punto, sulla base delle descrizioni fatte la sera precedente, qui Angelo Picariello ha fatto delle indagini, ha fatto anche dei begli articoli, devo dire, ha anche intervistato anche il colonnello Di Petrillo, per cui fatti pochi metri, Cataldi dice: ma guarda, questo è vestito come... Di Petrillo lo vide, perché noi Fosso l'avevamo già pedinato precedentemente, in un'altra occasione, seguendo appunto delle indagini investigative, però fuggì, e quindi lì avevamo la certezza che era in Francia, tramite rapporti con i servizi francesi. E praticamente Di Petrillo, con molto coraggio, lo arresta. Quindi Fosso viene arrestato. Vicino proprio a Piazza Navigatori, no? Vicino a Piazza dei Navigatori. Sempre proprio acchiappato. Acchiappato, dai, solo, per cui veramente con un grande coraggio, mettendo anche delle regole magari dell'arma, perché è andato da solo, ha rischiato. Però Di Petrillo ha proprio questa personalità brillante, no? Come carabiniere, per cui arresta Fosso, viene portato in caserma e chiaramente cominciamo a analizzare i documenti che aveva e capiamo immediatamente che era su un territorio di agguato, perché indicava le strade, le posizioni dei vari brigatisti, gli appostamenti, eccetera, e cominciamo a fare delle ipotesi. La prima ipotesi è che l'obiettivo era proprio Di Petrillo, perché non eravamo ancora arrivati a De Mita. Dice: guarda, qui l'obiettivo sei te, abiti là. Ma come è possibile? Facciamo chiaramente ulteriori accertamenti. Dopo pranzo diceva: c'è De Mita, e cominciamo a ragionare. Scopriamo che l'obiettivo era proprio De Mita. Ora, questo è confermato da un altro drammatico fatto, che questo avviene praticamente nel mese di febbraio dell'88, l'arresto di Fosso. A marzo accade un altro fatto che è descritto nel libro, che nessuno sa praticamente, perché è passato così quasi inosservato, che un giorno del mese di marzo, quindi quando già Fosso era stato arrestato, era già emersa la possibilità dell'attentato all'onorevole Ciriaco De Mita, che poi divenne presidente del Consiglio da lì a poco, all'epoca era presidente della Democrazia Cristiana. Segretario. Segretario, scusa, segretario della Democrazia Cristiana.
Io insieme a un altro brigadiere dell'Antigrip usciamo dalla mensa, abitavamo là, alloggiavamo là, usciamo dalla mensa appena mangiato. E sempre per questa irrazionalità del pensiero gli dico: facciamoci una camminata sotto casa di Davide, perché noi facevamo le bonifiche poi, no? Come servizi a chiappo. Quindi tutti questi vari personaggi sottoposti a minaccia, noi chiaramente passavamo sotto le loro case, abitazioni, per vedere se ci fossero brigadisti in appostamento, no? Chiaramente questa idea era completamente irrazionale e fuori dalle regole, perché non si esce in due. Diceva, Oberdan si arrabbia, Oberdan l'abbiamo visto nella foto che ha fatto vedere prima Aurelio, poi ve lo faremo vedere. Diceva, ma andiamo, andiamo, andiamo. Erano le 2 del pomeriggio. Ma sì, prendiamo la mini di 3 cilindri e andiamo. Prendiamo questa macchinetta, una auto bianchi, e andiamo sotto casa di Tempita. Ecco, quella a destra è il maresciallo Oberdan, che adesso è abbastanza anziano, però è stato il capo praticamente operativo sul campo, sul terreno della squadra Chiappi, quindi, insieme al Lupo, perché il Lupo è stato il primo a iniziare questo servizio e poi che è passato poi ad Oberdan, è veramente un padre di famiglia, una persona straordinaria. E andiamo sotto casa di Temita e lì vediamo un altro latitante che stava lì, a distanza neanche un mese dall'arresto di Fosso. Questo latitante si chiamava, perché è deceduto, Enrico Villiburgo. Chiaramente, quindi, l'attentato a De Mita non fu vanificato solo dall'arresto di Fosso, ma da questo secondo episodio, perché i brigadisti erano tornati per fare l'attentato a De Mita. Villiburgo si spaventa, perché ci ha visti, noi siamo usciti dalla macchina, si infila nella clinica Annunziatella, che stava di fronte alle case dove abitava, al complesso dove abitava De Mita. Noi chiamiamo gli rinforzi, arrivano tutti, c'è una perlustrazione di tutta questa struttura ospedaliera, ma Fosso, Villiburgo era sparito perché c'era una seconda uscita e lui scappò. Poi magari in un'altra circostanza vi racconto il proseguo, perché c'è stato un agente dei nostri servizi che ha saputo delle cose mentre Villiburgo, i commenti di Villiburgo in Francia, perché si spaventò tantissimo e passò quasi una settimana in giro sui treni per la paura di essere che prese. Quindi a quel punto eravamo sicuri che l'attentato a De Mita fu scongiurato, però, ed è qui la drammaticità con cui con Angelo abbiamo spesso parlato, veramente la cosa che non ci ha data mai giù, le Brigate Rosse ripiegarono su un altro obiettivo e uccisero l'onorevole Ruffilli. Quindi un obiettivo più semplice per loro, da veri vigliacchi, quindi uccidendo un uomo che francamente era una persona di grande cuore, per cui e purtroppo lì non ci siamo, ecco, l'impianto è stato veramente che non siamo riusciti a immaginare che potessero estendere la loro azione a un collaboratore di De Mita. Che poi era Forlì. No? Era Forlì, era okay. Forlì. E, allora, e questa collaborazione, come ha detto prima Walter, è andata poi avanti anche in varie forme con istituzioni dello Stato fino al 2014. Ecco, non è qui il luogo, diciamo, di dare una lettura degli anni di piombo, ecco, anni anche per noi molto lontani. Però pensate che solo nel 77 sono stati, tra episodi di violenza, attentati non rivendicati, attentati rivendicati sono stati 1805, nel 1978 2755 episodi, nel 79 2139 episodi, ci sono state fino a 300 sigle operanti, 1000 feriti e 370 morti, in gran parte civili e poi un'ottantina tra poliziotti e carabinieri. Ecco, a questo punto vorrei far salire sul palco Lucia Abbignente, benvenuta. Ecco, lei è responsabile della sezione studi e ricerca storica del Centro Chiara Lubich,
è membro del centro studi anche della scuola BA del Movimento dei Focolari ed è docente al Claretianum. Ha scritto vari libri storici, tra cui Memorie presente sulla spiritualità dei focolari in prospettiva storica, qui c'è il dito di Dio, il discernimento di un carisma di Carlo De Ferrari e Chiara Lubi, che è poi Una città tutta d'oro, tutta la storia delle prime Mariapoli nelle Alpi Trentine. Ecco, quindi abbiamo dato anche questo titolo oggi, no, a questo evento, I focolari e le BR. Ecco, è un campo completamente nuovo, una storia completamente da scoprire, ecco, ma che relazione ebbe il movimento dei focolari col fenomeno del terrorismo? Ecco, grazie, non so se ce la fate ancora. Allora, una storia tutta da scoprire. A dire la verità, quando Aurelio mi, il mese scorso ha telefonato con questa proposta, proprio mi ha colto di sorpresa e mi sono sentita completamente impreparata, perché anche come centro Chiara Lubi che abbiamo iniziato un cammino storico, ma chiaramente in modo sistematico dagli anni 40 in su, e anche la storia esige sempre un periodo, no? Un forte distanza di tempo anche per tutelare le persone, i dati. Ed ora questa proposta mi è sembrata molto interessante, ma non sapevo niente. E così mi sono messa al lavoro. Una cosa mi è tornata in mente, pensando anche alla storia di Walter, questa coincidenza. Il 78 era stato per il Movimento dei Focolari un anno importante. Chiara aveva preparato delle conversazioni proprio sul tema di chi è l'uomo, di chi è il fratello per noi. E allora lì aveva detto una cosa che mi sembra tanto risuonare anche nella tua esperienza. Dice, Cristo in una maniera o in un'altra si rende presente in ogni uomo. In chiunque ci accosta noi incontriamo il Signore. E poi diceva anche, nel fratello Dio viene in contatto con me come dono, come arricchimento, come sprone, come purificazione. Mi sembra che quello che abbiamo sentito finora anche lo dica, no? Ma devo dire la verità che in queste parole, dono, arricchimento, sprone, purificazione, sono tornate in mente più volte in questi giorni in cui mi preparavo a questo incontro. Ovviamente una ricerca storica richiede tempo e Aurelio mi ha detto, Lucia non ti preoccupare, è solo il primo passo il nostro incontro, però già i primi approcci a questo tema mi hanno fatto scoprire delle perle che certo vanno vagliate, vanno messe anche in relazione ad altri documenti e vanno autorizzate, perché capite che ancora ci vuole discrezione, no? Comunque vedo il grande arricchimento non solo per la storia del Movimento dei Focolari, ma anche per la storia sociale, politica e anche per quello che svelano. C'è una pagina bellissima di donazione, di amore senza giudizi, di incontro profondo proprio nella riscoperta di valori autentici. Una storia ovviamente finora sconosciuta e lo si comprende per la riservatezza, no, in cui si versava questo. All'origine dei contatti di Chiara e di altri focolarini con giovani impegnati in diverse organizzazioni terroristiche di varia matrice, non solo le Brigate Rosse, è la figura, è stato detto, di padre Adolfo Bachelet. Un gesuita che era entrato a far parte all'inizio degli anni 70 del Movimento dei Focolari, che aveva conosciuto da Paolo, l'altro fratello gesuita. Più di 3 anni dopo l'uccisione del fratello Vittorio, per cui siamo nell'83, padre Adolfo, che aveva già 70 anni, per cui hai ragione, no? Proprio, e con la salute indebolita, inizia un nuovo capitolo della sua vita. E per una serie di circostanze molto importante, una lettera di 18 detenuti a lui, viene in contatto con detenuti politici e con diversi pentiti.
Lo storico Giacomo Martina, che alcuni hanno sentito nominare, anche lui un gesuita, racconta, dice, Bachelet si presentava ai carcerati esclusivamente come sacerdote, dichiarando di non avere autorità competente né mezzi per facilitare in un modo o nell'altro la loro situazione giuridico-penale. Giusto andava subito, no? E proprio in questa povertà della... ma donava una parola di pace, di serenità, un incoraggiamento a riprendere una nuova strada. E Francesca Mambro, ex terrorista di destra, descrive così uno degli incontri con padre Bachelet: è la sola persona che mi abbia completamente disarmata. Non c'erano ragioni, giustificazioni, legittimazioni più o meno politiche in grado di resistere, di tenere testa al silenzio che seguiva le mie parole. L'ascolto, no? Capivo che per la prima volta, dopo le condanne a vita e il carcere più duro, qualcuno mi stava dando l'esempio di come l'essere umano possa essere migliore. Allora, siamo appunto nell'estate 83, estate o autunno 83, quando inizia questa nuova vita di padre Bachelet. E nel novembre 83 scrive a Chiara Lubich e qualcosa di questa esperienza, e le scrive: l'esperienza è in corso, per essere proficua è necessario che rimanga nascosta, che non venga pubblicizzata, altrimenti si potrebbe rovinare tutto, lo capiamo. Ed aggiunge: una cosa che mi ha fatto molta impressione è che questa avventura in cui il Signore mi ha lanciato è risultata in piena sintonia con le tue ultime direttive. Stimare tutti i candidati all'unità, era proprio l'anno che approfondivamo l'unità, nel senso tutti i candidati alla fratellanza universale, farsi uno con tutti, vivere l'altro, cercare i più lontani. Veramente, continua Bachelet, qui sono stati lontani a cercare me, e quando ormai non erano lontani dal regno di Dio, né soltanto candidati all'unità, ma già bene avviati verso di essa. Una piena sintonia davvero accompagna questa avventura con gli amici del padre Bachelet, così quei pochi che sono al corrente della cosa definiscono, e anche questo è un bel segno, un segno positivo, sono amici. Sintonia nell'affrontare un problema grave. Se si sfogliano i testi di Chiara negli anni di piombo, anche gli scritti più personali e privati, come il diario ad esempio, non sono assenti i riferimenti al terrorismo e soprattutto l'attenzione a chi ne è protagonista, al singolo terrorista. Addirittura, pur non, ovviamente non condividendo la scelta, la possibilità di imparare qualcosa da lui o da lei, tu lo dicevi Tiziana, no? Chiara si fa interpellare da questi giovani che dimostrano di essere pronti a dare la vita, e questo è un pensiero che rimarrà costante in lei, tanto che quando poi crollano le torri gemelle, ancora allora dirà, le torri gemelle dirà: non dovremmo essere pronti a morire pure noi cristiani, seguaci di un Dio che è stato crocifisso e abbandonato, in modo che nasca un mondo nuovo e che avvenga quel regno che non avrà tramonto? Unita a questo sentimento è la certezza che l'unica risposta è la via della carità. Nel suo diario, il 18 luglio 80, scrive: dunque mi sono fatta focolarina per essere perfetta nell'amore, perfetta con quelli coi quali vivo e perfetta con quelli che nomino. Non devo mai giudicare nessuno, vedere Gesù anche in un terrorista che spara, anche in un capo di governo antipatico, che sarebbe antipatico, ma è da tempo che abbiamo rinunciato a questo giudizio. Eppur non comunicando niente di quanto segretamente sta avvenendo, Chiara coinvolge in varie occasioni i membri del movimento a dare questo contributo di amore, credendo nella potenza dell'amore. Ad esempio, nel maggio 80, parlando con i suoi più stretti collaboratori, condivide brani della propria vita, dell'impegno proprio a vivere tutto in contatto con Dio, dice, con Gesù e nei fratelli, con Gesù che vedo lì nella televisione, con quelli a cui scrive, e invita loro che sono chiamati al cuore del movimento dei focolari a
porre quest'amore alla base di tutti, di tutto, confidando che la carità è diffusiva, dice. Incontri qualcheduno del mondo, quell'incontro lo tira su. Si può evitare che un terrorista spari partendo da qui, da noi, perché l'onda della carità che parte, noi non sappiamo dove vada a finire. Devo dire che questo si può evitare che spari, no? Pensando alla tua esperienza e pensando alla tua scelta di dedicare il libro a Graziella e a Padre Angelo Del Bello, persone che avevano sentito questo, e mi ha colpito molto. Un'altra immagine che ritorna nei pensieri di Chiara, ma non mi dilungo, è quella della madre, la madre che tutto spera, che tutto crede, che tutto perdona. Dice, una madre accoglie sempre, aiuta sempre, spera sempre, copre tutto. Una madre perdona ogni cosa al suo figlio, fosse anche un terrorista. È con questo atteggiamento che Chiara e alcuni dei primi focolarini, facendosi aiutare da pochi, vivono il servizio agli amici di Padre Bachelet. C'è chi offre il perdono perché è stato colpito dall'uccisione, come fratelli Bachelet, ma non solo. E inoltre, appunto, questi amici vengono seguiti personalmente, come abbiamo visto a Vermicino, ma anche nella cittadella di Loppiano. Lunedì Santo dell'84, scrivendo Giovanni Paolo II, Chiara Lubich vuole, come dono di Pasqua e prima della conclusione dell'anno della Redenzione, che finiva il giorno di Pasqua 84, comunicargli un consolantissimo frutto di riconciliazione. Scrive: si tratta del cammino verso Dio di più di una trentina di terroristi, seguiti in un primo tempo soprattutto da padre Adolfo Bachelet, gesuita, ed ora aiutato anche da altri focolarini. L'operazione continua, pur presentando difficoltà per la sua complessità, alcuni sono detenuti, altri ancora nell'occhio del mirino dei loro ex compagni, alcuni in libertà provvisoria, sposati o meno, con lavoro o senza, produce insperati effetti per la misericordia di Dio e l'esempio di vostra santità. Bisogna ricordare che il 27 dicembre 83 il Papa era andato a Re Bibbia e aveva avuto l'incontro con Eliak Charles, tanto da prevedere ulteriori sviluppi. Alcuni dei loro nomi sono tra i più noti, l'abbiamo sentito. Chissà che il Papa non abbia pensato anche a questo quando nell'estate 84 viene al centro del centro Mariapoli, a Rocca di Papa. E Walter era presente e anzi Walter dedica un intero capitolo del suo libro proprio a questo incontro in cui il Papa parla del radicalismo dell'amore, che è un radicalismo come nella storia della Chiesa ci sono stati tanti tipi di radicalismo, c'è proprio anche uno tipico di Chiara, dei focolarini. Un radicalismo, diceva, che scopre la profondità dell'amore e la sua semplicità. E aggiungeva, dove l'uomo, umanamente parlando, potrebbe essere superato dall'odio, non permette questo radicalismo che ciò avvenga, non lo permette al cuore umano e fa vincere l'amore. Ecco, è un messaggio, penso, che ci interpella anche oggi, no? In questo tempo buio, che ha sete proprio di pace, e mi sembra che l'incontro odierno con Walter ci sottolinei ancora una volta la potenza dell'amore. E per esprimerlo significativamente, poi concludo, vorrei leggervi uno stralcio di una lunga lettera a Chiara Lubich di un giovane coinvolto nelle organizzazioni di estrema destra, con varie, molte vicissitudini, ma poi con un cammino di ripresa nel quale intervengono diverse persone. Ad esempio, un cappellano gli dona una Bibbia scrivendo su queste parole: dal libro della vita tu ritroverai il bene del male passato. Da qui aveva cominciato a leggere il desiderio espresso insieme ad altri detenuti di poter partecipare alla messa almeno a Pasqua. Lui scrive a Chiara: questa possibilità ce l'avevano sempre negata. E continua. Dopo mille peripezie e richieste ci accordarono il permesso.
Così, il giorno di Pasqua, venne Adolfo Bachelet a celebrare. Fu un momento fortissimo per noi. Proprio lui, che era stato duramente colpito negli affetti più cari ad opera di gente come noi, era lì a testimoniare il profondo significato cristiano del perdono. Al momento dello scambiato in un segno di pace, lui venne incontro ad ognuno di noi e ci abbracciò. Carissima sorella, continua questo giovane scrivendo a Chiara, in quel momento capii e sentii di aver trovato la vera strada della vita. Fu proprio qui che sentii di aver Dio vicino, che capii quanto ci ama e soprattutto che scoprii la vera libertà, usa la maiuscola per dire, non quella fisica, ma quella interiore. Grazie. Allora, ringraziamo tantissimo Lucia, tutti gli interventi, ringraziamo anche Walter e ci lasciamo appunto con queste parole, ecco, come con l'augurio che ogni giorno ritroviamo la vera strada della vita trovata in un abbraccio.